Sicuramente è un susseguirsi dei risultati, quindi della mia carriera, quindi un continuo di quello che ho fatto a Tokyo. Queste sono le mie aspettative, quindi il mio obiettivo è quello comunque di ritornare a calpestare non solo il tatami, ma anche il podio. Quindi salire sul podio è quello a cui io punto a Parigi. Cercherò di fare del mio meglio perché a Tokyo mi sono dovuta accontentare della medaglia di bronzo, quindi qua cerchiamo di aumentare, di salire il gradino. Sì, ho avuto diciamo un grave infortunio al ginocchio e in quel momento, inoltre l'ho avuto nell'ultimo torneo di qualificazione, anche se comunque io ero già qualificata, però volevo testare ancora gli avversari, quindi il lavoro svolto fino a quel momento. E purtroppo in un combattimento ho avuto un infortunio grave al ginocchio e mi sono dovuta sottoporre a un intervento chirurgico. E in quel momento ho pensato che fosse finita lì la strada verso Parigi. Però subito dopo in me è scattato un meccanismo di... Non è tanto una rinascita quanto comunque dovercela fare, ecco, non voler lasciarmi sfuggire questo sogno e farlo diventare realtà. Quindi ho detto ce la devo fare e ce la posso fare anche questa volta. Nella vita ne ho superate tante, quindi questa è solo una in più Carolina da dover superare e così poi alla fine è stato. Ce l'ho fatta anche questa volta. Io vengo da una famiglia di sportivi e quindi ho proprio delle basi che sono come stile di vita, quello che insegna lo sport. È molto importante perché ti insegna e allo stesso tempo ti forma lo sport a quello che poi saranno gli ostacoli, l'avversità della vita, non solo in negativo, anche in positivo, ti aiuta con le emozioni, ti aiuta ad avere un autocontrollo, soprattutto anche la mia disciplina, però in generale lo sportivo conduce una vita, possiamo dire, quasi diversa, un po' più ricca, un po' più fatta di meno paure, meno incertezze, quindi fare sport, soprattutto sin da bambini, non solo aiuta fisicamente e mentalmente, ma anche proprio come persona di forma. Lo sportivo lo vedi, lo percepisci come affronta la vita. La Carolina fuori dal tatami è un po' come quella sul tatami, perché come ormai quasi tutti sanno, io ho iniziato a fare judo sin da bambina, quindi comunque il mio habitat è la palestra, quindi la mia casa è la mia palestra. Fuori dal tatami, sì, ogni tanto anche io cerco di ricordarmi la ragazza che c'è in me e di tirarla fuori, godendomi un pochettino di più la vita oltre allo sport. Però devo dire che, non so, magari è il mio stile di vita, però io ho quello stile sportivo, quindi tutto ritorna e viene ed è accompagnato, comunque sono contornata dallo sport, oltre che a casa, avendo genitori sportivi.